Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti alla botteguccia dei sigilli del Teo Cracker Par per questa seconda puntata relativa agli studi, alle conoscenze sul cosiddetto hitlerismo esoterico, basato principalmente sugli studi del filosofo e scrittore e militante Miguel Serrano e poi ovviamente a tutto quello che riguarda, insomma, i collegamenti con la sapienza orientale e nordica per creare il corpus, insomma, di tutto ciò che io vi ho introdotto nella prima puntata come fondamenti. Questa sera, come vedete, la copertina ha un termine molto forte che è il termine di Führerprinzip, che è un termine che fa riferimento a un concetto filosofico-spirituale più che a un concetto politico. Ovviamente andremo a spiegare di che cosa si tratta. Adesso vi faccio un piccolo, diciamo, riassunto veloce iniziale di ciò di cui parleremo questa puntata, anche con qualche riferimento a quello che ho già detto nella prima puntata. Innanzitutto bisogna considerare che questo termine, Führerprinzip, che è stato utilizzato poi storicamente in maniera almeno parzialmente scorretta per identificare sostanzialmente una forma di devastazione del diritto e di trasformazione del potere in un potere accentrato che in qualche maniera dovrebbe rappresentare la morte del diritto stesso, in realtà è un principio che innanzitutto mette assieme praticamente un concetto di dictator alla romana che va a rappresentare i movimenti in momenti di crisi, sostanzialmente tutta l'autorità rimessa nelle mani di una singola persona che prenda sia l'autonomia che l'autorità che il genio. Sia diciamo tattico che strategico, che politico, che sociale per governare una nazione che gli rimette interamente il valore della propria autorità singola nelle mani per portarlo fuori da momenti di crisi, ovviamente quelli che sono stati i momenti di crisi per l'impero romano non hanno evidentemente neanche lontanamente, non si sono neanche lontanamente avvicinati ai momenti di crisi che gli esseri umani vedremo hanno affrontato negli ultimi, diciamo, 100 anni e che secondo me, come altri studiosi, stanno ancora affrontando. Il Führerprinzip, vedremo, è principalmente un concetto di praticamente di inconscio collettivo junghiano che si fa conscio nella designazione di un personaggio che praticamente va a prendere le redini sostanzialmente della storia, non soltanto di una nazione, ma teoricamente di tutta una etnia storica, per lanciarsi verso una ricerca spirituale differente. È evidente che secondo gli scrittori che tratto questo tipo di contenuti sono evidentemente indirizzati a dei personaggi in particolare che sembrerebbero in qualche maniera sconvolgere quello che noi sappiamo e quello che ci è stato insegnato della storia, però è anche vero che siamo qua apposta per cercare di dirimere queste questioni e per cercare di informare più che altro su tante cose che è veramente difficile trovare perché insomma la censura sia su personaggi che su processi, che su principi, che siano politici, sociali e mistici in relazione a questi argomenti, insomma, è sempre molto, molto forte. Questa sera parleremo, di innanzitutto una piccola introduzione doverosa, sulla forma multidimensionale dell'essere umano che ci servirà per capire effettivamente i due concetti principali che stasera vorrò trattare, che sono, insomma, le iniziazioni tantriche e contemporaneamente poi la nascita, e i fondamenti, mettiamola così, perché anche per quello ci vorrebbe più di una puntata, e i fondamenti di quello che è stato l'ordine religioso delle SS, perché vedremo che le SS, innanzitutto, prima di un ordine politico o addirittura militare, sono state in Germania un ordine, a tutti gli effetti religioso. Tratteremo quindi gli stessi, processi tantrici.
che dovrebbero portare alla creazione, come abbiamo visto nella scorsa puntata, del cosiddetto Sonnenmensch, l'uomo sole, l'uomo totale, l'uomo sostanzialmente che supera la morte nella sua carnalità e si ritrova a contatto con la propria essenza di Dio, okay? Che proviene da Iperborea, dai cosiddetti, anche se il termine sapete che è sbagliato, i cosiddetti paradisi di origine dei nostri genitori divia, dei nostri genitori dei. Ovviamente il legame che questo tipo di contenuto forma con l'idea che il capo del nazionalsocialismo Adolf Hitler potesse stare unendo, secondo studi junghiani piuttosto che tantrici, secondo quello che è stato anche insegnato dalla società Thule, per la ricerca delle origini indo-ariane europee, potesse stare unendo fondamentalmente la propria anima femminile in quanto uomo con l'animus, okay, maschile in quanto appartenente all'intera popolazione tedesca come inconscio collettivo e anche in prospettiva europea con l'obiettivo di creare un uomo totale collettivo che andasse sostanzialmente a combattere il materialismo dall'altra parte. Tratteremo anche le motivazioni iniziali della ricerca storica Anenerbe, che è una società legata all'SS per il recupero, la ricerca e il recupero di informazioni relative alle origini indoariane, europee e un sacco di altre cose interessanti, che ovviamente anche questo potrebbe riguardare una puntata intera, quindi vedremo come fare, cercherò di darvi i fondamenti anche qui, e poi ovviamente anche, perché è una delle parti più interessanti, la struttura di base dell'ordine sacro e religioso delle SS, con accenni ai rituali runici e i mantra che venivano fatti nella vera e propria meditazione di stampo yoga che veniva fatto insomma su quelle che erano i ricordi votanici, ok? Quindi i ricordi dell'inconscio collettivo di Wotan Odino nel castello di Wewelsburg, una delle roccaforti, se non la roccaforte delle SS. Allora, sicuramente è importante, secondo me, per questa puntata partire con questa immagine. A proposito, ragazzi, volevo anzi, torniamo un attimo indietro. Volevo ringraziare un amico che mi sta aiutando a mettere assieme delle slide e dei contenuti di arricchimento, okay, del materiale che io già ho studiato per anni, anche a centrare il punto su alcuni argomenti, ma io lo ringrazio tanto, il suo lavoro è stato multiforme, ma prima di aggiungere bibliografia, prima di essere citato effettivamente voleva aspettare e quindi intanto diciamo che lo ringrazio in contumacia, ecco, sappiate che c'è una persona che mi sta dando una mano, io ringrazio molto perché oramai l'impegno è veramente ampio e questa persona insomma sa chi è e lo ringrazio veramente tanto per il contributo. In questo senso, ecco, questa è una ottima slide da cui incominciare con una citazione di Nietzsche che viene dall'Anticristo, qua inteso non evidentemente come colui che viene identificato come un demone, eccetera, ma come sostanzialmente la negazione dell'uomo in termini cosmici, materialisti. E Nietzsche, evidentemente, questo titolo L'Übermensch verso la riscoperta di Thule, cioè verso la riscoperta di quei nostri paradisi originari di Iperborea da cui proveniamo, lui dice, che è un po' la base di tanti di questi studi, vediamoci per quello che siamo. Siamo iperborei, sappiamo fin troppo bene come stiamo vivendo, lontani da questa rotta, fra virgolette, ovviamente, fra materialismo e tutte le sue forme religiose e politiche. Una frase importante, perché l'obiettivo in realtà è il legame che noi abbiamo sostanzialmente con quest'altro personaggio che abbiamo già visto nell'altra puntata, che è Wotan Odino, con la sua rappresentazione di un occhio chiuso, un occhio aperto, una parte del viso scalfita
mentre l'altra completamente iperborea, qua con le due ali e non con le due immagini delle svastiche, però fondamentalmente il concetto è sempre quello: ingresso, uscita dal mondo di Iperborea, appunto, e dal mondo della nostra origine spirituale. Questo è estremamente importante perché poi i rituali tantrici, i rituali che verranno sviluppati dalle società che fecero anche da iniziazione mistica ad alcuni personaggi di altissimo grado del nazismo, esattamente come Adolf Hitler e Rudolf Hess, per esempio, Anton Drexler, diverse persone, Wotan rappresenta e formula, secondo Miguel Serrano, il nostro principio basilare di comportamento indoariano, ma ovviamente semplicemente essere consapevoli di questa cosa non ci dà una soluzione. Cioè, il fatto che siamo oramai alcuni di noi che possono avere questo tipo di conoscenza diventino consapevoli che questa divinità esprima una dominante sul nostro comportamento, evidentemente deve spingerci a cambiare l'atteggiamento religioso e l'atteggiamento nei confronti del materialismo. Comprendere in maniera totale il fatto che probabilmente la nostra spiritualità, la nostra parte astrale, vi ricordate quel termine, dipende da dominanti superiori lontanissime nel tempo e anche lontanissime nei mondi spirituali che devono essere recuperati. Tutto sommato abbiamo dei mezzi per confrontarci con gli altri esseri psichici e con quello che è l'anima dell'universo e dargli nuove definizioni. L'abbiamo visto con il lavoro esimio di una persona, di tutta una scuola da lui fondata, ovvero dall'antroposofia di Rudolf Steiner, prima teosofia e poi antroposofia di Rudolf Steiner, che ci ha dato praticamente la possibilità di capire quali sono le varie determinanti, le forze archetipiche, tutto ciò che viene sostanzialmente guadagnato dal nostro corpo e da cui viene diretto all'interno della sua esperienza materiale psicologica. E questo è assolutamente importante perché capire quali sono i livelli di divisione, come dicevo all'inizio, i livelli da cui è costituito effettivamente il nostro corpo è decisamente importante. Qua vi sto facendo vedere, ve la lascio un po' questa slide relativa a quella che è la storia, insomma, di Rudolf Steiner, che è stato pensatore veramente poliedrico, si è creato nell'impero asburgico e poi con studi su Goethe, studi di matematica, di scienze, dei commentari anche su Goethe e Schiller, ha praticamente creato alcune delle sue opere fondamentali, tipo la filosofia della libertà, teosofia, l'iniziazione, in cui praticamente viene a darci un'idea di quella che è, con la creazione della società antroposofica, il punto centrale, la posizione centrale dell'essere umano come elemento non soltanto materiale, ma anche come elemento spirituale a più livelli all'interno dell'universo. E qua c'è una citazione importante perché io, appunto, con la parola antroposofia, lui voleva dire: voglio esprimere una concezione dell'universo la quale, attraverso l'uso degli organi spirituali che l'uomo possiede, porta a sua conoscenza il contenuto spirituale del mondo, come la scienza naturale, mediante gli organi fisici, invece, porta a sua conoscenza il mondo fisico. Sicuramente la ricerca, su quelle che sono le, porzioni, di divisione che vediamo qua, dell'uomo secondo Steiner, cioè un corpo fisico, un corpo eterico che è intessuto di energia, vitale, un corpo astrale, che è dominato dai sentimenti e dalle emozioni, e poi l'io che coincide con la coscienza, la psiche, l'essenza, divina, con l'idea di avere una armonia fra queste parti per ottenere effettivamente lo stato di salute sia fisico che spirituale, probabilmente non rappresenta al 100% quella che è la ricerca spirituale e mistica, ovviamente, del nazismo e delle correnti tantriche indoariane, ma il fatto che sia stato lasciato lavorare, che sia stato proprio dato indicazione dai gerarchi più alti delle SS, così come da Adolf Hitler stesso, il fatto che la ricerca degli steineriani fosse lasciata andare avanti per poter suffragare praticamente
praticamente le tesi di trasformazione all'interno dei processi tantrici del mondo singolo e poi del mondo di gruppo è sicuramente estremamente importante, perché l'obiettivo finale, attraverso una abnegazione personale dei processi mistici di cui adesso andremo a parlare e il processo globale dell'inconscio collettivo che si fa conscio, praticamente cosciente all'interno della persona del capo, ed è qui che ritorna il concetto di Führerprinzip, praticamente dovrebbe portare alla riscoperta di quello che viene denominato il cosiddetto Vril, cioè la forza vitale indo-ariana originale, la forza di quegli esseri che da Iperborea si sono fatti uomini, in alcuni casi si sono fiaccati a causa dell'intervento di quello che è il demiurgo, ma contemporaneamente rappresentano praticamente l'obiettivo finale di ritorno, quel concetto di portale avanti indietro, svastica, destro giro e levo giro, per uscire purtroppo e rientrare eventualmente in Iperborea grazie alla nostra ricerca spirituale. Questo è estremamente importante per trovare quello che sarà praticamente, secondo Miguel Serrano, in un altro dei suoi libri più importanti, Manu, per l'uomo che verrà. Manu viene considerato praticamente l'entità primigenia che ha dato origine all'uomo e che praticamente con questa rappresentazione simbolica di eterna fedeltà in copertina rappresenta sostanzialmente, questa rappresentazione runica rappresenta sostanzialmente la ricerca che noi dovremmo fare per tornare lì. Ovviamente ci sono casi nella storia, ed è questo il caso, intendeva Serrano, così come altre persone, in cui l'intervento del materialismo che stiamo subendo si oppone semplicemente a questa cosa, sia in termini singoli che in termini anche di guerre, e questo è il motivo per cui può capitare che sia necessario sostanzialmente il ritorno o l'ingresso nella nostra dimensione di una persona che ci aiuti a capire, che ci aiuti a ritornare alla nostra dimensione rifiutando le ibridazioni, seguendo praticamente il cordone dorato del sangue, quella cosiddetta memoria del sangue che ci riporterebbe direttamente ai nostri genitori dei. Questo quindi ci mette nella condizione di avere la necessità di ricercare e riconoscere la reale origine dell'uomo come figli dei Deva, tratti dalle conoscenze orientali e nella Bhagavad Gita, per esempio. I processi per il recupero della nostra parte animica, così come intendeva anche Steiner, l'astrale, da trasformare in sottile, da far tornare a predominare. Ma stiamo parlando praticamente dei processi tantrici. I processi tantrici, il tantrismo è, adesso vi faccio vedere un altro paio di slide, poi andiamo al punto, il tantrismo praticamente letteralmente significa telaio, su cui praticamente è intessuta la tela di testi e pratiche della dottrina originale. Le origini sono molto antiche, si parla della civiltà vallinda fra il 7000 e il 4000 avanti Cristo, nella zona praticamente leggermente più a ovest della valle dell'Indo. Tuttavia poi il centro sono stati ovviamente gli insegnamenti di Buddha Shakyamuni, in particolare nella sua manifestazione esoterica di Vajradhara, di signore dei Vajra, di signore delle folgori, che tanto ci ricorda tra l'altro sia Thor che per esempio gli dei greci, e successivamente ovviamente assunse l'aspetto di diverse divinità. Il tantrismo è l'insieme degli insegnamenti spirituali che dovrebbero aiutarci a raffinare le capacità mentali e spirituali, raggiungere il controllo completo sul nostro corpo, sulla parola, sulla mente, ovviamente, e quindi ottenere la purificazione e il riallacciamento con quel cordone, con quella memoria del sangue che ci riporti ai nostri antenati di Iperborea, di Thule, come la vogliamo chiamare. È la via del riconoscimento, sostanzialmente la gestione dell'energia sottile. I termini che vengono utilizzati e che vedremo essere ritrovati sia all'interno della tradizione originale tantrica, così come nei
in quelle che sono state diverse delle discipline di meditazione delle SS come entità religiosa, sono la potenza sonica e vibratoria, denominati mantra, ovviamente, l'ausilio meditativo con i diagrammi mistici che vengono chiamati yantra, ma che possono essere considerati in Occidente, nell'Occidente indoariano, come per esempio le rune, e i testi, i veri e propri testi tantrici. La corrispondenza delle energie e la ricerca praticamente della rinascita della Kundalini, dell'energia del femminile e del maschile che si unisce sulla colonna vertebrale, ne abbiamo già parlato l'altra volta, è fondamentale. Vi ricordate, adesso vi faccio vedere anche qualche corrispondenza, vi ricordate che parlavamo di chakra che si dispongono lungo la colonna vertebrale, che rappresenta quella che viene denominata anche da Serrano e studiata la Shushumna, ovvero il canale su cui si dispongono i chakra come punti in cui vengono praticamente gestite le emozioni e anche tutti quelli che sono i rapporti energetico-fisici all'interno del nostro corpo. E qui vediamo, come da caduceo qua di fianco, la corrispondenza tra quelli che sono i mantra e i punti fondamentali del nostro corpo. Vedete la ghiandola pineale, il terzo occhio, la gola, il cuore, il plesso solare. Ok, il fegato, le ghiandole sacrali, le ovarie, non viene chiamato per sbaglio evidentemente osso sacro, e poi le ghiandole maschili. L'unione di tutto questo rappresenta praticamente la necessità di andare a unire Ida e Pingala, le due energie. I due serpenti che qua vedete, uno nasce da destra e rappresenta praticamente il sole, il mascolino, il caldo, il rosso, e l'altro che parte da sinistra rappresenta il femminino, il freddo, il bianco, che si vanno a unire incrocio dopo incrocio per risvegliare praticamente il terzo occhio. Il risveglio del terzo occhio, ragazzi, per arrivare un po' a parlare di letteralmente di rituali tantrici, sia singoli che di gruppo, dovrebbe rappresentare praticamente la coscienza definitiva della nostra energia sottile e quindi il riconoscere la nostra derivazione dagli antenati di Thule. Tutto questo, direte voi, che relazione ha con il nazismo? Ha molta relazione, perché in realtà vedremo che quello che adesso io di cui vi parlo brevemente, che è il rituale del tantra, dei siddha, il cosiddetto rituale del coito non fisico, è una disciplina mentale che sostanzialmente viene considerata essere intanto una disciplina che veniva sviluppata dalle SS in altissimo grado essi stessi come organizzazione religiosa, e secondariamente viene a essere considerata come quella disciplina per acquisire quei poteri, fra virgolette, extrasensoriali tramite i quali, per esempio, Adolf Hitler sembrava, secondo questi scrittori, sempre eccetera, secondo certe posizioni, sembrava voler unirsi praticamente all'anima, all'animus invece della femminilità del popolo indoariano per ricondurli in lotta contro il materialismo. Dobbiamo ricercare un fuoco inestinguibile che è il risultato dell'amore supremo, praticamente del Tantra. Può essere considerato questa disciplina rigorosa, di cui adesso diciamo due parole, assolutamente metaforico il concetto appunto di sposalizio mistico fra il Führer, il suo popolo, che va a generare in termini politici, in termini sociali e spirituali, il cosiddetto Führerprinzip, appunto. Il cosiddetto supercosciente collettivo, che deriva dall'inconscio collettivo di razza, come lo indicava Jung, e praticamente andrebbe a definire Hitler, fra virgolette, posseduto da questo supercosciente collettivo che gli ridà praticamente il potere di gestione del presente e del futuro, la possibilità di diventare quel Kalki, il combattente che dovrebbe mettere fine, o in questo caso evidentemente segnalarci
quello che è stato la condizione materialistica del Kali Yuga, dell'età, ricordate, del buio in cui siamo inseriti e che dovrebbe aiutarci praticamente a uscirne. Queste sono le idee. Qua vediamo una rappresentazione tratta dalla Bhagavad Gita e praticamente da quelle che sono le immagini relative al Kali Yuga. Il re Kalki appunto combatte contro gli uomini malvagi per salvare l'umanità. Viene identificato in questo modo, ovviamente qui io procedo a rappresentarvi quello che è il vero e proprio rituale. C'è praticamente nel rituale tantrico del coito mistico i Siddha, i maestri della Ayurveda, del Siddhi, che operano praticamente il tantrismo, che cosa fanno? Fanno in modo che lo spirito della morte produca una vita dello spirito, cioè la morte non è valutata come un passaggio definitivo e neppure come un tragico avvenimento di prospettiva al giudizio di un Dio unico. La donna, scusate, ero rimasto. La donna è una sacerdotessa dell'amore magico normalmente, la cui funzione di solito è quella di risvegliare con la Kundalini, con questo atto del risveglio della Kundalini, i vari chakra dell'eroe tantrico. Non esiste eiaculazione, l'uomo praticamente non eiaculando impregna se stesso in modo tale che il processo di creazione non produce un bambino, ma è arrestato, produce praticamente una visione definita e definitiva della propria immagine astrale. Teoricamente il prodotto di questo amore proibito è esattamente l'androgino, cioè quel Sonnenmensch, l'uomo totale. Per la meditazione di Wotan, Odin, sostanzialmente, conscia dell'archetipo che Jung descrisse come ariano, diventa esattamente quella doppia nascita, l'archetipo appunto del Sonnenmensch, l'uomo sole, l'uomo totale che è andato oltre la materialità. Vi ricordate che vi avevo citato anche la questione di Gesù Cristo che è resuscitato sulla via di Emmaus, non viene riconosciuto dagli adepti proprio perché è lui, ma è un'altra cosa. E gli dice: Noli me tangere, non mi potete toccare perché io sono un'altra cosa a cui dovete praticamente accedere anche voi, considerando la morte fisica non come un trapasso verso un mondo mitico come l'inferno, il paradiso e neanche come una mortificazione, ma come un vero e proprio cambiamento di stato. Ecco il significato di ariano nato due volte. Ok? Praticamente dopo la fine di questo rituale, l'uomo e la donna si separano e sono completi e completamente emancipati, individuati. In questo senso, e riferendoci ancora al Führerprinzip, l'uomo ha sposato il suo spirito, cioè lui si è sposato con l'anima ed essa si è sposata con l'animus. Sui muri del famoso tempio di Khajuraho in India, questa cosa è indicata in maniera molto molto chiara, perché ci sono, viene chiamato il mondo dell'erotismo indiano, ovviamente con la solita ignoranza dei mezzi di comunicazione. L'amore proibito, questa scelta di andare oltre praticamente la non nascita di non muore qualcosa, non muoiono praticamente, non si fondono due parti fisiche per creare un bambino. Non esiste neanche un bambino in queste sculture del tempio. All'interno del tempio, nel luogo più segreto del tempio, siede Shiva, che è l'androgino definitivo, è in meditazione con gli occhi chiusi, medita e gioisce del suo atto di creazione. Tutta questa cosa qua, di cui abbiamo accennato l'altra volta, esisteva nel cristianesimo originale, quello esoterico, che ha praticamente tutto in comune con il suo referente originario, cioè il wotanismo, la religione, se vogliamo chiamarla così, lo spiritualismo di Wotan Odin. Ma in un altro dei posti abbastanza celebri delle SS, ovvero tra l'altro il meraviglioso posto dal punto di vista
della natura di Externstein, questa pietra druidica, questa serie di pietre druidiche che ne fanno un castello mistico, esiste praticamente, pensate, negli anni del Medioevo è stata inserita una croce cristiana che è andata a piegare letteralmente quelli che erano i simboli originari dello sviluppo della Kundalini sulla colonna vertebrale, che aveva un po' l'aspetto di spada e che non aveva praticamente la parte superiore della croce. Praticamente i due simboli che vennero distrutti, ma che rimasero in realtà vivi, sono questi due simboli qua che vennero piegati, rispettivamente il cosiddetto Irmin Sul, l'albero della vita di Wotan, che a destra vedete anche nella rappresentazione che si chiama Yggdrasil scandinavo. Ecco, l'aggressione del cristianesimo, in qualche modo modificato da altre tradizioni materialiste, pseudo-materialiste abramitiche, ha praticamente eliminato questa cultura della morte in vita, laddove Cristo potrebbe diventare praticamente lo spirito di se stesso. In questo senso, Irmin Sul e Yggdrasil rappresentano ciò che nel taoismo viene praticamente rappresentata come quell'unica spada che viene trovata nel sepolcro del taoista, del magus taoista, che quando rinasce nella stessa tomba praticamente non vengono trovati i cadaveri, ma viene trovata una spada perché lo spirito astrale se n'è andato, è andato a legarsi alle forze di nostra origine. È andato praticamente a ricercare quello che viene considerato il Mavraja, il Vril, come abbiamo detto prima, quell'elemento rosso che è praticamente quell'ultima porzione di passaggio. Ricordate quei colori che ci sono in quella che è la bandiera tedesca. Quindi abbiamo il nero che rappresenta la morte mistica, la cosiddetta Nigredo. Poi c'è la ricerca dell'albedo, dell'avvicinamento mistico praticamente alla conoscenza della nostra anima immortale legata ai nostri genitori dei, e infine il raggiungimento tramite l'attraversamento del sole nero, la svastica, l'evogiro, la materia rossa e immortale da cui deriviamo. Quello che viene pronosticato e che viene raccontato all'interno di queste conoscenze è che la fine del Kali Yuga vedrà il ritorno praticamente all'età dell'oro in una condizione che non è realmente materiale, per noi potrebbe sembrare metaforica, il ritorno alla vera età dell'oro in cui noi saremo puro spirito. E anche qui, guarda caso, torno a dirlo, anche se l'ho detto la volta scorsa, c'è questo parallelismo assoluto degli insegnamenti di Buddha che ci parla di vuoto di esistenza intrinseca, la capacità di andare a riconoscere il vuoto di esistenza intrinseca della nostra esistenza per capire quanto sia inconsistente, determinato dall'assoluta personalismo e soggettivismo, il materialismo, e che sia un inganno totale, se vogliamo inserire ovviamente la nostra valutazione insieme a quella di Serrano, dovuta ovviamente a Yahweh, al Demiurgo e a tutte le persone che credono in lui e a tutto ciò che è stato fatto nei confronti della religione di Krishna, il dio azzurro amato da Hermann Hesse, insomma, e dalla religione indo-ariana in generale. Così come il Maituna, cioè questo coito tantrico, non deve essere fisico. È importante che ci sia questo rapporto di maestro con apprendista, alchimista con apprendista alchimista per aiutare a mescolare le sostanze, come Maria Maddalena, per esempio, per aiutarlo nell'ora di massimo bisogno, Gesù Cristo. Ecco, questo tipo di nozze è un tipo di nozze fortemente spirituale, e ancora una volta viene considerata praticamente la capacità di risveglio della Kundalini come corrente emozionale, ok? Corrente emozionale che rappresenta praticamente il raggiungimento definitivo della vuotezza, il Brahma Chakra. Nel momento in cui c'è
questo sposalizio avviene teoricamente all'interno di quello che viene chiamato hitlerismo esoterico, il fine determinante del nazismo, che è la trasmutazione, cioè la trasmutazione dell'uomo materiale in Sonnenmensch, l'uomo sole, ok? Dedicato a tutto ciò, ovviamente, che cosa c'è? Dedicato a tutto ciò c'è una delle principali formazioni politico-religiose ovviamente anche militare del nazismo, che ovviamente stiamo parlando ovviamente delle SS capitanate da Heinrich Himmler, ma che hanno anche una serie di altri personaggi estremamente importanti. Stiamo parlando di una ricerca quindi della morte mistica, e la morte mistica deve vedere evidentemente l'organizzazione delle SS come un'organizzazione religiosa, per la trasmutazione, per la rinascita dei figli degli dèi, come a cui faceva riferimento ovviamente anche Nietzsche. Ovviamente uno dei principali studiosi, uno degli storici studiosi più importanti che ha inserito la maggior parte del contenuto runico di meditazione che verrà poi utilizzato a livello simbolico all'interno delle SS del nazismo fu Karl Maria Willigut, che stabilì praticamente con i suoi studi occultisti relativi a allo studio originale dell'irminismo, quindi della religione, dell'aspetto spirituale legato a Irmin Sul, all'albero della vita e alle rune, fu appunto questo personaggio che sicuramente fu determinante, venne anche definito il Rasputin, insomma, del nazismo, ecco, questi sono i termini che lasciano il tempo che trovano, ma sicuramente ha stabilito questo, come vedete, questa serie di rune che poi, insomma, sono diventate abbastanza importanti. Al di là della runa Vittoria, Sieg, che è quella che viene utilizzata per identificare le SS, Schusswaffen di per sé, c'è la runa Leben, Vita, la runa Odal del sodalizio della fede, c'è la runa Agarl della fiducia, della fedeltà determinante, definitiva, c'è la runa della morte, c'è la runa Offer dell'estremo sacrificio, ce ne sono tante, e ovviamente tutte queste e molte altre verranno utilizzate dalle SS per veri e propri rituali di meditazione all'interno di quel posto che vi ho fatto vedere, l'Externenstein, in cui sostanzialmente quella tomba che c'è dentro non era una tomba per i vivi, ma era una tomba per non è una tomba per i morti, ma è una tomba per i vivi, che portando a termine questa meditazione tantrica su quelle che sono le visualizzazioni, l'aspetto rituale dal punto di vista dei mantra e l'aspetto dello studio, ricerca praticamente la nascita due volte, la resurrezione dell'anima invece della resurrezione del corpo, che viene ricercata e attesa da quelle che sono le religioni abramitiche. Tutto viene rielaborato all'interno del rapporto delle SS con il mondo nazista e delle SS con il mondo simbolico dell'irminismo e delle rune. Viene praticamente cambiato l'intero ciclo della vita dei tedeschi, e l'obiettivo era quello di rimpiazzare per esempio il Natale piuttosto che altre feste dai termini religiosi o commerciali, per fare in modo di costruire un intero rapporto nuovo con la propria origine, con il cordone dorato. Heinrich Himmler basò le sue SS sull'ordine gesuita di Ignazio di Loyola, tant'è vero che, insomma, stabilì una struttura di comando e di iniziazione che fu praticamente identica a quella di Ignazio di Loyola. Diventarono praticamente le SS l'ara religiosa dell'impero, del cosiddetto Reich, che sarebbe dovuto durare per 1000 anni, o che nell'aver portato
portato alla conoscenza della gente l'inganno del materialismo, teoricamente ha aperto la strada per poter, nell'arco di questi 1000 anni, ribaltare, insomma, questa situazione del demiurgo, del dio Geova, del dio sionista, diciamo, e distruggere praticamente questo nostro legame con il materialismo e riportarci a essere effettivamente figli degli dèi tramite quel cordone dorato. Bisogna riconoscere che esattamente come i gesuiti, che erano estremamente ortodossi in termini religiosi, però avevano studiato astrologia, geometria sacra, il simbolismo, la geomanzia, nella stessa identica maniera le SS fecero il loro studio riferendosi principalmente ai temi sacri germanici e indo-ariani. Questo è largamente dimostrato dalla rivista che andò, praticamente che fu pubblicata fino al 1942, la rivista interna delle SS denominata Germanien. Praticamente le SS, così come facevano i gesuiti anche in termini di Inquisizione, si proponevano di sviluppare un controllo psichico, oltre che fisico, nelle terre conquistate per riportare, non dividere, ma riunire tutti i popoli di origine indo-ariana, quindi anche i popoli italiani, francesi, inglesi, spagnoli, rumeni, eccetera, tutti questi popoli all'interno dell'ala praticamente di riunione sotto il ritorno verso il votanismo. La struttura gerarchica delle SS aveva, come tutti gli ordini occultisti religiosi, aveva 3 gradi di iniziazione con le relative insegne. C'erano dei tempi di attesa, c'erano anche dei rituali di iniziazione a partire da quello che veniva chiamato anche eventualmente in tarda età il cosiddetto battesimo delle SS, fino all'acquisizione del grado interno di sacerdote superiore, Obersturmführer praticamente. Alla testa di tutti questi c'era un'elite interna formata esattamente come i cavalieri della Tavola Rotonda, o così come i cavalieri teutonici di Barbarossa, fondamentalmente e anche in vicinanza al concetto di Gesù Cristo. Bisogna considerare che Himmler era di origine cristiana, di famiglia. Praticamente lui scelse in particolare il cerchio interno, l'elite interna delle SS era fatto da 12 scelti, praticamente i 12 migliori perché diventassero i suoi principali discepoli. La crescita all'interno dell'organigramma era, per esempio, rappresentata da questi simboli come l'anello con la testa di morto, il Totenkopf, che rappresenta il legame con quel passaggio della morte mistica e le rune di fedeltà e di combattimento e di vittorie e di unità nella vita e nella morte, come primo elemento, che poi veniva seguito, per esempio, dalla daga. La daga tipica delle SS portava iscritta sulla sua lama Meine Ehre heißt Treue, cioè il mio onore si chiama fedeltà, che era anche il principio legante fondamentale di tutti i personaggi che c'erano all'interno, che dovevano studiare mistica al pari di quello che poteva essere l'allenamento fisico. Ok? Era una vera e propria organizzazione religiosa con i discepoli. Tutti i cavalieri che facevano parte dell'SS erano dei mistici. Anche Himmler aveva riti e diciamo obiettivi tipici degli ordini iniziatici che andavano a unire la tradizione orientale e occidentale. Il loro pensiero, così come quello di Serrano, ovviamente, è quello di immaginare Hitler come l'ultima reincarnazione di Brahma per l'induismo, l'ultimo avatara, no? Di cui abbiamo parlato e, insomma, vi ho fatto vedere anche quella che è la pubblicazione principale
del lavoro di Serrano, Adolf Hitler, l'ultimo avatara, cioè colui che metterà sul cavallo bianco Kalki la fine del Kali Yuga. Nella fattispecie viene considerata praticamente la rappresentazione di colui che è venuto a raccontare le cose come stanno in relazione al controllo materialistico e politico e religioso della religione di Geova. Ovviamente all'interno dell'Externstein, sotto il controllo e sotto la visualizzazione di una serie di personaggi importanti, mi viene ovviamente da citare innanzitutto probabilmente quello che è stato considerato la persona più pericolosa del Terzo Reich, ovvero Reinhard Heydrich, che fu poi ucciso nel 1942 a Praga da un attacco di cosiddetti partigiani praticamente aiutati dai servizi segreti inglesi, che fu sicuramente, oltre a essere uno dei 12 migliori, era probabilmente una delle 7-8 personalità più importanti del Rai, che rappresentava da questo punto di vista un vero e proprio cavaliere sul modello di Barbarossa, perché era decisamente adesso una delle persone più in alto, più potente, più fanatiche, più legate al modello del cavalierato di stampo religioso più che bellico, anche se poi ovviamente ha mantenuto delle posizioni di potere eccezionale e anche evidentemente dei fatti che storicamente possono anche essere considerati deprecabili. Come vedete, ovviamente l'ultimo livello è rappresentato dalle fronde che ha sulla giacca praticamente e che vanno a rappresentare sostanzialmente la sua appartenenza al grado più alto delle SS, al di là che l'uniforme fosse praticamente personalizzata per la sua posizione all'interno dell'organizzazione religiosa delle SS. C'era un castello in particolare dove venivano portate a termine delle cerimonie, come per esempio la cerimonia dell'aria soffocante, di cui magari parleremo meglio quando tratteremo in una puntata dettagliatamente di cerimonie, che era il bellissimo castello di Wewelsburg, che era probabilmente il castello principale dell'ordine iniziatico delle SS, in cui venivano portati a termine, nella posizione di 12, fra virgolette, apostoli, delle sessioni lunghissime di meditazione di yoga runico, e queste rune venivano fatte corrispondere ai chakra, le ruote, i centri occulti di energia che sono al nostro interno praticamente, in parallelismo agli organi fisici. L'obiettivo, come abbiamo detto, era quello di creare il Sonnenmensch, e c'era questo sole nero all'interno, al centro, dal quale praticamente venivano venivano praticamente trasposti dei fumi di meditazione, degli incensi e dei complessi di cortecce, di incensi di vario genere cristallizzati che praticamente venivano respirati in maniera continuativa dai 12 principali adepti all'interno delle SS, che poi passavano ad andare a ricercare la doppia nascita all'interno di quella che invece era, come abbiamo già fatto vedere, la cosiddetta tomba per i vivi all'Externstein. Erano sempre 12 più uno Himmler, praticamente il capo delle SS. Ovviamente le SS fungevano anche da assoluta forza, come dire, di garantismo. Erano dei pretoriani di Hitler, cioè differentemente da qualsiasi altra formazione politica o militare all'interno della Germania nazista, le SS, nel momento in cui venivano accolte all'interno del primo grado iniziatico, per poi procedere in su con i tre gradi, se era loro
consentito, considerando anche il fatto che dovevano essere sposati ovviamente con una donna di origine indoariana, dovevano portare prole, dovevano seguire un allenamento di tipo fisico, di tipo mistico, le conoscenze, la storia della Germania, la storia dell'Oriente, tantrico e buddista. Ci sono tutta una serie di cose che venivano inserite all'interno delle conoscenze degli SS, ma erano praticamente immediatamente chiamati a prestare giuramento di fronte ad Adolf Hitler in persona, ripetendo con Himmler o con Heydrich, ma tendenzialmente con Himmler presente come padrino, la propria fedeltà, come abbiamo letto prima, il mio onore si chiama fedeltà e dichiaro di essere fedele in maniera incondizionata fino alla morte per la vittoria dello spirito germanico. Quindi neanche per la vittoria del Reich, per la vittoria dello spirito germanico e la preservazione del Reich millenario. Quindi, differentemente, per esempio, dall'esercito che prestava sicuramente giuramento nei confronti dell'elite, quindi anche del capo totale del Führer, in questo caso si trattava di un gruppo di pretoriani, con la propria divisione anche combattente, le Waffen-SS, che rispondevano direttamente al Führer per qualsiasi cosa. Gli era letteralmente negato non solo consegnarsi al nemico, ma anche suicidarsi, per esempio. Un SS, uno dei pochissimi, c'è da dire, membri della società Thule, della società iniziatica che ebbe contatti con Hitler e con Rudolf Hess, in particolare già all'inizio, già alla fine degli anni 10, quindi dopo la prima guerra mondiale, uno dei pochissimi, pochissimi personaggi che poi arrivò a essere fedele nei confronti di Hitler fino al punto di non suicidarsi e di subire il processo di Norimberga, fu per esempio Hans Frank, un personaggio che portò avanti questo tipo di sviluppo, oltre ovviamente anche a Rudolf Hess, che evidentemente poi venne tenuto, non venne condannato a morte, ma venne tenuto per anni e anni e anni di interrogatori, eccetera, in Inghilterra, dopo il suo tentativo di trovare un accordo con l'Inghilterra. Troveremo anche la maniera di dire che in maniera contraria rispetto a quanto la storia normalmente racconta, la volontà di aprire la guerra e numerosi documenti relativi, per esempio, a visite del Duca di Kent, che faceva direttamente riferimento a Churchill per quanto riguarda l'Inghilterra, dell'ambasciatore spagnolo che faceva riferimento a Francisco Franco piuttosto che Galeazzo Ciano dall'Italia, una serie di persone, compresa anche una parte nazionalista e conservatrice della Francia che era parzialmente allineata con la visione, diciamo, di rinascita spirituale del mondo europeo, ci sono numerosi documenti, anche se è molto molto difficile trovarli, qualcosa è prodotto dalle edizioni mediterranee, così come dalle edizioni Settimo Sigillo, ma è difficile trovarli, ma ci sono documenti che testimoniano il fatto che Hitler, in particolare Rudolf Hess come suo delfino, abbiano più e più volte per almeno 2 anni tentato di scongiurare la guerra con la mancanza di volontà di entrare, cercando di convincere Churchill in particolare che non avrebbero attaccato l'Inghilterra e non avrebbero neanche attaccato la Francia, avrebbero mantenuto ferma la propria disposizione nell'attaccare ovviamente la Russia e tutte quelle che erano i posizionamenti bancari e bellici del materialismo storico per distruggerli completamente, ma non avrebbero scatenato la guerra perché ha cercato praticamente di portarli all'interno in una collaborazione che veniva considerata a tutti gli effetti mistica già ai tempi all'interno e che abbiamo già in qualche maniera accennato, insomma, come certe scelte della svastica, di certi rituali e anche, penso, quel poco per ora, ma interessante che vi ho detto delle SS, possa rappresentare. Possa dare una idea, okay, di quello che c'era dietro. Per chiudere, accenno, perché poi andremo più avanti a vedere quelle che sono state le ricerche relative ad Agartha, Shamballà, le mitiche città degli dei, eccetera.
accenno il fatto che l'inizio praticamente del movimento del Deutsche Arbeiterpartei, quindi del Partito dei Lavoratori Tedeschi, che poi si trasformerà in Partito Nazionalsocialistico dei Lavoratori Tedeschi, ebbe origine praticamente da quei membri della società, della cosiddetta società Thule Gesellschaft, quindi praticamente una società che faceva riferimento a tutti questi contenuti di tipo spirituale, indoariano, buddisti, tantrici, che volevano ricreare un'unità praticamente indoariana all'interno del popolo tedesco, dei territori tedeschi e poi di tutte le popolazioni europee contro il materialismo. Questa Thule Gesellschaft, attiva fin dalla fine degli anni 10, come abbiamo detto prima, fu praticamente in particolare seguita dal conte von Sebottendorf, ma in particolare anche da quello che fu, che vi avevo già citato, Dietrich Eckart, che fu praticamente maestro nella buona, tipica, diciamo, condizione di maestro allievo tantrico, sia di Adolf Hitler che di Rudolf Hess, che di Hans Frank, che di Anton Drexler, di una serie di personaggi, praticamente quando la vicenda politica di Hitler era appena iniziata e in particolare negli anni che seguirono la reclusione in carcere in cui lui scrisse il Mein Kampf, e furono anni in cui praticamente venne sviluppata la dottrina, quindi del questo sposalizio del Führer come depositario del Führerprinzip con il popolo, per riportare praticamente questa nascita spirituale in Europa contro il calare delle tenebre materialiste. Questa fu una delle società che fu attiva e poi fu anche la società che, per esempio, sviluppò l'osservatore di Monaco, che divenne poi il Völkischer Beobachter, l'osservatore del popolo, che fu il canale di stampa principale del nazionalsocialismo, durò praticamente per tutta la guerra, viene ricordata e viene considerata ancora oggi come una società iniziatica. Ovviamente non ci sono prove della sopravvivenza di membri ancora oggi, ma al contrario di tutte praticamente le logge massoniche che fanno praticamente capo a quell'altra parte, qualcosa è possibile che sia rimasto, considerando che ci sono degli iniziati ancora oggi della Thule Gesellschaft. Fra le altre società, e con questo chiudiamo, che facevano capo alle SS, viene creata anche una società molto importante che viene chiamata Divisione Ahnenerbe, con il simbolo che vedete ricorda sia Irmin Sul che evidentemente un incrocio di origine relativa alla Kundalini. Fu fondata nel 1935 da Erich Himmler, che la divisione praticamente eredità ancestrale, e si impegnò nell'arco di anni organizzando praticamente ricerche in tutto il mondo, il che vuol dire dal Tibet fino al deserto dei Gobi, fino al Monte Kailash, al sacro Monte Kailash, nella zona dell'Indo, così come in Sud America, per quanto riguarda le popolazioni precolombiane che avevano dei riferimenti di derivazione dai Divya, così come ce l'avevano queste popolazioni, e così come ce li avevano anche i personaggi che praticamente agivano all'interno della cultura mitica e mistica indoariana, indoeuropea. Furono organizzate veramente una quantità di spedizioni esagerate per andare a ricercare, per esempio, le origini della cosiddetta Shamballah, la terra dei mille nomi, la cosiddetta terra originale mitica degli Aryavarta. Gli Hindu la chiamano così perché dovrebbe essere praticamente la terra all'interno della terra, nella terra cava, conosciuta dai cinesi anche come Sitien, il paradiso occidentale, che dovrebbe rappresentare il posto in cui, alla decadenza dell'età dell'oro e dell'età dell'argento, e quindi con la nascita dell'età del ferro e della decadenza materialista, si sono rifugiati i nostri veri genitori, che sono una rappresentazione
interamente spirituale di quella che è la nostra ricerca su questo piano dell'esistenza in questo periodo storico, anche a seguito di quello che è successo e di quello che potrebbe ancora succedere, considerando il fatto che, insomma, tutti gli eventi che stiamo vivendo in termini di miscuglio, in termini di distruzione dell'eredità, dell'identità spirituale, religiosa dell'Occidente, della propria identità etnica e tutto quello che è la distribuzione, non distribuzione delle forze economiche in campo al giorno d'oggi, sembrerebbe veramente parlare comunque di un mondo materialistico, capitalista, che ha sicuramente il controllo su tutto e che potrebbe, così come viene indicato plausibilmente nei testi che parlano della fine del Kali Yuga, provocare un ultimo tentativo di cibarsi di sangue del cordone dorato, quindi una terza guerra mondiale, per riuscire a distruggere l'identità originaria della quale teoricamente facciamo parte tutti. Anche questo è materiale ovviamente di Serrano, di persone che credono strettamente in queste cose. Io sapete che qui alla Botteguccia innanzitutto voglio fare, come dire, divulgazione, magari per qualche idea e qualche... mi avete già sentito parlare su Bellum Perenne di là l'altro canale, insomma, sapete comunque che voglio cercare di essere più trasparente possibile, ma anche più diretto possibile. Direi che per oggi abbiamo fatto, per oggi è tutto e spero che vi sia piaciuta questa puntata perché insomma anche grazie all'amico non presentato per nome ho aggiunto qualche dettaglio, ho avuto queste bellissime slide che sì, ce n'erano tante altre, tra l'altro ho lavorato veramente tanto e verranno anche ampliate e vi rimando a tutte le prossime pillole che verranno i prossimi giorni e poi ovviamente a una terza puntata sull'hitlerismo esoterico in cui ci occuperemo di qualche cos'altro, anche perché per esempio anche lo stesso ambiente SS, ve l'ho accennato, ho cercato di darvi i punti primari, non abbiamo parlato delle cerimonie in particolare, non abbiamo parlato di tutte le discendenze dei popoli che arrivano appunto dalle zone indoariane, non abbiamo parlato della terra cava in maniera sviluppata, non abbiamo parlato di altre organizzazioni che praticamente rappresentavano la fedeltà incrollabile nella vittoria finale di quello che viene considerato insomma il Reich dei mille anni, ce n'è un sacco di materiale, soprattutto non abbiamo parlato di tutte le derivazioni politiche e nettamente spiritual politiche che vengono rappresentate in maniera dettagliata da Serrano nel Figlio del Vedovo, il racconto di Gesù Cristo che praticamente trova la propria realizzazione e resurrezione verso l'astrale e ovviamente della resurrezione dell'eroe, quindi dell'appartenenza a questo Führerprinzip che viene considerato qualcosa che potrebbe cambiare la storia di fronte al materialismo. Ce n'è veramente tante di cose. Io vi ringrazio per avermi seguito, ragazzi. Vi chiedo ovviamente di aggiungere, di iscrivervi e di campanellarvi su questo canale, così come su Bellum Perenne, se ne avete, il piacere. E per questa sera io vi saluto, vi ringrazio tantissimo. Un bacio dal Teo Crack Apart questa sera, Führerprinzip alla Botteguccia dei Sigilli. Ciao ciao!